Carico di bottiglie e di bicchieri del più puro cristallo. Ma negli angoli si iniziano a scappare in parte rovinati. Di anelli, di orecchini. Medaglioni. Di preziosi arredi sacri. Splendide vesti, quadri, dovuti celebri pennelli, lampade rovesciate. È mezzanotte, Yanez non è ancora tornato. Quella stanza stranamente arredata, un uomo si è alzato da una poltrona zoppicante. È mezzanotte, Yanez non è ancora tornato. È di statura alta, slanciata. Fatto di venuto azzurro, a frecci d'oro. Quale contrasto? Al di fuori in una gara e qua io. Volevi variare lì. Io credo di aver già sentito parlare di questa fanciulla. È stato Alando, uno dei nostri più feroci pirati. L'ha vista passeggiare una sera tra i boschi dell'isola. È rimasto talmente colpito dalla sua bellezza da fermare la sua nave per meglio contemplarla. Ha rischio di farci massacrare dagli incrociatori inglesi! Salve i cammini, scivolo dalla spiaggia! Io andrò all'Aruan. Una forza irresistibile mi spinge verso quelle spiagge. Fai preparare il miglior legno della nostra flotta e tra un'ora voglio le bande schierate sulla spiaggia. Regno di mare! Uomini famosi per la loro audacia e ferocia. Dei battiras, dall'aria ancora più fosca, noti per la loro passione per la carne umana, quantunque dotati di una civiltà relativamente assai avanzata. Dei Dayaki, della vicina isola di Borneo, di alta statura e lineamenti bellissimi, celebri per le loro stragi che valsero loro il titolo di tagliatori di teste. Dei siamesi, dal viso romboidale, con gli occhi dai riflessi giallastri. Vabbè, tienti pronto ad imbarcare. E poi ci va. Obbedisci e non una parola se vuoi vivere. E dai. Quei demoni, in quei sguardi, questo centimetro del gente primo si è messo tutti in osservazione. Lord James Kinnock, capitano di vascello di sua maestà, la graziosa imperatrice Vittoria. Vabbè, vi ringrazio di Lord per quello che avete fatto per me, uno sconosciuto che poteva essere anche un vostro mortale nemico. Via, era mio dovere accogliere in casa un povero uomo, ferito mortalmente. Ma ditemi, chi è stato a conciarvi a questo modo? Principe, vi sentite male? No, no. Allora permettetemi di presentarvi mia nipote, Lady Marianna Gilbert. Lady Marianna Gilbert. Cos'è che trovate di strano nel mio nome? Si direbbe che abbia prodotto in voi molta sorpresa. Nulla di sì, Lady. Principe. Magnifica festa, Lord Gilbert, per lo champagne all'altezza della sua famiglia. Non vorrei ritirarci, ma vi tieniamo a spegno. Oh, e poi rispondi. Sì, sì. Molti dei nostri sono morti per lei. E noi vogliamo vendetta per i nostri compagni morti. Ma la partita non è ancora chiusa. Gli eroi che caddero pugnando sulle spiagge di quest'isola maledetta non rimarranno invendicati. Renderemo sangue per sangue, ruggito per ruggito. E nel giorno della pugna, le tigri di Mompracen divoreranno i leopardi di Sarawak! Viva le tigri di Mompracen!
vita. Che ti dicevo, sanno come un soldato inglese. Lo faremo parlare. Dov'è ridiretto? Va, mio valoroso amico, dirai alla mia Marianna che l'amo e che abbia fiducia in me. Va, e che Dio ti guardi. Addio, fratellino. Imboschiamoci! Carichi di fiori dai colori stupendi! Siete intrecciati con arte semplice e raffinata, eh? Dappertutto tuonavano salve di cannone! I tucani dal becco enorme E dal corpo scintillante avevano note stridule simili al cigolare di un carro malunto. Sandokan col suo turbante in testa, Marianna vestita all'orientale e Janet elegantissimo nel suo abito bianco. Piangi con me.